vi farete una risata. Magari verserete qualche lacrima, ma sicuramente non vi annoierete. La storia narra di tre fratelli che... Ma scusa, se dici tutto a te, noi cosa siamo venuti qua a fare? Sei un narratore, devi narrare, non spettacolare. Lasciaci lo spazio, tocca a noi adesso. Bene, iniziamo bene, guardate. No.
riuniti per dare l'ultimo saluto al nostro caro amico Liberto. Il nostro amico Liberto! Zitta, non grida, siamo in chiesa! Liberto era un uomo buono e generoso. Tanto generoso! Ancora. Nel corso della sua vita ha incontrato numerose persone. Tante persone! Ma, papà, ma quella signora è matta? Matta, matta! Ragazzi! Ora ascoltiamo il suo amico di infanzia, Raimondo. Raimondo! Guarda, silenzio! Liberto è un grande amico, eh. Un grande amico! Ragazzi, ma insomma! Vorrei raccontarvi chi era il vero Liberto. Mettetevi comodi, perché non sarà un funerale come tutti gli altri. Avrete modo di vedere, ascoltare e, per assurdo, anche divertirvi. Un po' di rispetto, ragazzi. Quando eri giovane, eri bello anche te. Quando eri giovane, eri bella e simpatica pure te. Poi... Poi? Poi cosa? Siamo curiosi. Dai, forza, parla che i bambini sono curiosi. Mamma, stanno litigando. Ma no, tranquilla, tesoro, non preoccuparti. Poi a casa, vedi te. Siamo pur sempre di fronte a un morto. Raimondo, continua pure il racconto. Hai ragione. Chiedo scusa, mia moglie stamattina non ha preso le pastiglie, un po'... Ma guarda che ti cambio la carta d'identità, eh! Botte! 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 Per piacere! Calmiamoci tutti quanti! Allora, stavo dicendo. Quel giorno eravamo seduti al tavolino del bar a giocare a carte. Io, Umberto, Liberto e Carlo. Al tavolo a fianco c'era Isa, la nipote della barista Barbara, che come tutti i pomeriggi studiava. Raimondo, sbagli sempre carta. Umberto, non devi mettere quel numero lì, lo sai. Sì, ma ragazzi, a carte non si parla. Hai ragione, Barbara, allora portici due birre così non parliamo più. Isa, cosa stai studiando oggi pomeriggio? Oggi mi tocca la rivoluzione francese. Ma è quella in cui Mussolini sfida Hitler? No, Umberto, non è proprio quella. La rivoluzione francese è stata fatta in Francia. Ottima osservazione, pensavo l'avessero fatta in America. Ma sai che mi piaceva per stare al tavolo con gente colta come voi? Isa, per piacere, lasciali stare, dai, che ti mettono solo a confusione. Sì, grazie, faccio da sola. Adesso sono alla presa della Bastiglia. Ma Barbara, cos'ha la bambina che deve avere la pastiglia? Hai la febbre. Eppure non sembra proprio avere una faccia malata. La pastiglia è quella che dovete prendere voi per la stupidaggine. La presa della Bastiglia è un evento culmine della rivoluzione francese. Che brava, la mia nipotina è intelligente proprio come me. Ma se te la scuola manco l'hai fatta. Zia, è vero? Stare ad ascoltare Raimondo, sai che gli piace sentire sempre cose un po' così. Beh, questo lo sapevo anche io in realtà. Sì, è vero Barbara, eravamo in classe insieme e tu non c'eri mai. Ma come? A me hai sempre detto che eri una delle migliori. Sì, era la migliore a bigiare. Sono solo stupidaggini, sono sempre uscita. Sì, alla prima ora di lezione. Ma scusate, chi è
che deve prendere sta pastiglia per me. Tu più tardi. Ma perché cavolo hai buttato questa carta? Mi è distratto la presa della pastiglia. Bastiglia, non pastiglia. C'è la B davanti. Esatto, la B di Bari. Ma perché l'hanno chiamata Bastiglia con la B e non con la P? Ah, questo non lo so, io non l'ho capito. Perché non c'entra nulla quel luogo con la pastiglia medicina. La Bastiglia era una prigione. Il luogo ideale per gente come voi che non sa giocare a carte. Non che tu sia un genio, eh? Infatti, ecco qui, scopa. Mamma, ma noi quando facciamo la rivoluzione francese? Perché a francese se siamo italiani faremo per la rivoluzione italiana, no? Sì, calma, ma noi la facciamo meglio. Abbiamo il biglietto. Ma Luciano! Beh, il bambino ha ragione. Alberto, chiederei... se ti ci metti pure tu? Chiederei ai presenti di ascoltare. Grande Carletto, con il tuo finto non capire gli distratti non ci hanno capito niente. Lo so. Sono più furbo degli americani che della loro stupida rivoluzione. Vero, Isa? Ma no, non sono gli americani. A proposito, Isa, come ha detto il tema dell'altro giorno? Lasciamo perdere, va? È come tua zia ora? No, è che mi hanno chiesto di scrivere un tema sul mio papà. Ah, ok. Ma chi? Quel disgraziato che... Che ti ha abbandonata mentre... Mentre stavi... Beh, ragazzi, possiamo non andare avanti, grazie. Ecco, appunto, mica posso scrivere queste cose, no? Dai, forza, prendi carta e penna che lo facciamo insieme. Esatto, io in italiano avevo sempre tre. Ottimo! Beh, ragazzi, forse è meglio se non ci mischiamo noi, eh? Ma come no? Siamo qui tutti i giorni, ormai siamo una grande famiglia. Isa, l'ho vista la prima volta, che doveva ancora nascere. E come hai fatto a vederlo se non c'era, scusa? Ma dai, era un modo di dire. Ecco, vedete come facciamo noi a fare un tema? Beh, detto da te. Allora, iniziamo così. Cara maestra, virgola. Ma non è mica una lettera. Giusto. Passiamo, va. Ma cara maestra vorrei dire che... Dai. Era una, una professoressa, non era maestra. Cordialissima professoressa. Prof formale. Illustrissima prof. Prof. Ma mica sua sorella. Ma voi un tema a scuola l'avete mai fatto? Beh, detto da te. Ancora! Non ce la faremo mai. Non disperare, ora qualcosa ci inventiamo. Ce l'ho! Illustrissima ed eminentissima professoressa dell'elegantissima scuola. Ma come sei esagerato, più semplice, no? Dai. Benedetta e immacolata professoressa. Non siamo alla festa del santo patrono, Vedendo la situazione, Liberto prese da parte Isa e insieme incominciarono a scrivere il tema, mentre gli altri ricercavano la formula migliore. Tema? E come l'avete scritto? Con la penna? No! È vero! Con la penna! Ma come avete fatto, scusa? Cioè, cara maestra, con la penna volevamo dirti che... Ma voi siete proprio fuori, però, eh! Io non ho un papà vero. Purtroppo lui ha deciso che non fosse abbastanza importante. Però ho accanto a me persone che lo sostituiscono e sono straordinarie. Carlo e Umberto mi fanno sempre divertire. Raimondo è sempre gentile e sensibile. E poi c'è Liberto, è di lui che vorrei parlare. Lui c'era quando ho mosso i miei primi passi, quando ho detto ciao e persino quando sono caduta dalla bicicletta. Lui non è mio papà, ma tutti dovrebbero incontrarlo. Lo vedo che vi state asciugando le lacrime. Non ditemi che anche nella vostra vita non c'è un Liberto. Liberto era una persona semplice e si faceva voler bene in modo altrettanto semplice. Ciao Liberto! Ciao Liberto!
ringraziamo Raimondo per il suo racconto e apprestiamoci alla conclusione della celebrazione. No, fermi tutti! Che è successo? Oh no, che c'è ancora? Papà, ma chi è quella svitata? Era l'amica del bisnonno. E quel vecchio anziano? Il marito di Vana. Chi? La svitata! Ah. Alberto, ma sei peggio dei bambini! Volevo dire due parole in povero, in ricordo del povero Alberto. Il povero Alberto! Ma ragazzi! Si è annunziata, è d'accordo? Sì, sì, Don Astori, facciamo pure parlare Ivano. Ma, signora Ivana, ma per caso sta rigando? Eh? Appaiai! Appaiai! Oh, mamma mia, ragazzi! Ma... lascia stare, che non hai preso le pastiglie, sei un po'. Vabbè. Liberto era un gran giocherellone. No, ora continuiamo con una nuova valle di lacrime. Ascoltate bene la storia di Ivano, perché sarà molto divertente. Un anno stavamo organizzando la festa di carnevale della parrocchia. Allora, briganti, cosa ci mettiamo quest'anno? Ah, io proprio niente. Certo che sei la solita guasta feste. Liberto, potremmo vestirci da Bruce Brothers. Annunciate Ivana, potrebbero fare l'infermiere sexy. Papà, cosa vuol dire sexy? Lucia ha detto sexy. Chiedilo alla mamma. Ma non è il momento adesso. Allora, ragazzi, sexy significa che uno inizia a sognare... Allora, per cortesia, siamo in chiesa. Mio caro Liberto, io potrei ancora fare strage di fuori? Sì, dallo spavento però. E poco, preciosa io. Ah, e io per il pranzo preparo un bel sugo. Allora io ti aiuto, eh? Ma un sugo per cosa? Beh, anche una buona pasta per i bambini. Direi 25 euro tutto compreso. Ammazza, 25 euro è tanto, mica siamo un ristorante stellato. Buongiorno, volevo chiedere se... Questo non è un orario di visita in parrocchia! Eh sì, il prete non c'è, mi dispiace. Deve tornare più tardi. Ma fatelo parlare, di cosa ha bisogno? Volevo solo sapere se c'è qualcosa da mangiare. Ho sentito prima che si parlava di sughi e polenta. Eh no, guarda, mi dispiace, ma il sugo è mio e di Annunziata. Speriamo che il sugo l'abbia fatto Annunziata, perché te, Fornelli, non sei proprio una da stella, eh. Guardi, il pranzo non è ancora pronto. Sarebbero comunque 25 euro, puoi prenotare e pagare subito. No, grazie. Arrivederci! Mi dispiace! Grazie lo stesso. Fermo! Dove va? Che ora qualcosa condividiamo. Ma Liberto, non so proprio se questo è proprio il momento... Raimondo, prendi quel salame che c'è nella sacca. Ma noi, Liberto, in realtà stavamo organizzando il carnevale. Hai ragione. E tu come ti chiami? Andrea. Andrea, che taglia porti? Una M. Allora vieni con me che il vestito per carnevale te lo do io. Vieni che ci prepariamo. Ma Liberto, dove vai? Ma quindi il pranzo quanto lo facciamo pagare? Ma il pranzo! Offerta a tutti! Ma questo è tutto matto! Ci dovrà andare allora la parrocchia! Andiamo a chiamare Don Astore! Ma no, ma scusa, aspetta un attimo! Adesso una soluzione la troviamo di sicuro! Sì, certo, con tuo marito che è tutto matto! Sì, ma... Liberto, aspettami che mi vesto pure io! E così Liberto ha aiutato quel povero ragazzo in difficoltà. E non solo, la festa è stata davvero magnifica. Liberto era un uomo così, amava godersi la vita
avuta attenzione per gli altri. Ciao Liberto! Ciao Liberto! Ringraziamo Ivana per il suo racconto e apprestiamoci alla conclusione della celebrazione. Fermi tutti! Oh no, che c'è ancora? Dai, ma quanto dura questo funerale? Nemmeno la mamma quando si prepara per uscire come per mamma, io ho fame! Che è successo? In realtà vorrei fare io l'ultimo saluto al povero Liberto. È giusto! Ma basta piangere! È giusto che Annunziata porga l'ultimo saluto al suo amato Liberto. Sapete tutti come ho conosciuto Liberto? Io sì, lo so! Sì, ma zittino un momento, che è una domanda retorica. Papà, cosa vuol dire retorica? Chiederò alla mamma. Non adesso! Adesso lo cerco su internet. Sì, tieni il telefono. Per piacere, siamo in chiesa! In Italia c'era la guerra. Oh no, ora stiamo qui fino a domani, guarda. Mamma, io ho fame! E io mi sto rompendo. Per piacere! In città, a quel tempo, c'erano i tedeschi. E noi non eravamo liberi di fare nulla. Con me vivevano due mie cugine provenienti dalla Polonia. Dobbiamo andare a recuperare il pane prima che arrivi il coprifuoco. Questa storia del coprifuoco comincia a stufarmi. Sì, lo so, però non è solo quello. Guarda che non siamo al sicuro ogni volta che usciamo di casa. Ma scusa, i documenti che ci ha dato tuo papà sono veri? Certo che sono veri, però, come ben sapete, i tedeschi non si fidano mai di nessuno. Speriamo non ci fermi. Ogni volta è una tortura nel le loro domande. Puoi parlare in polacco, tanto non capiscono. Certo, così potrei non parlare più all'istante. Mi manderebbero all'altro mondo subito. Beh, almeno lì non c'è il coprifuoco. Cosa ne dite se andiamo a fare un po' di shopping? Ah sì, e anche una bella cena fuori? Oh sì, che bella notizia, una bella cenetta all'ume di candela, tutte e tre. Magari troviamo anche qualche bel ragazzo. Bah. A proposito, ma guarda quello là in fondo. Non pensate che le ragazze stiano prendendo la situazione sotto gamba, è che se non si scherza un po', si rischia di impazzire. Salve ragazzi, siete in giro da sole? No, no, adesso arrivano i nostri mariti a cavallo con pure la carrozza. Sono proprio fortunati i vostri mariti. Sì, lo pensiamo pure noi. E tu, sei in giro da solo? No, no, ora arriva il mio esercito di soldati. Voi ragazze, fare vedere tua borsa! No, non abbiamo niente! Zitta scema! Tira fuoco in bozza! E tu? Chi sei? Non sono mie cugine! È vero! Non è vero, tu non conosci lei! Sì, siamo cugine, ci conosciamo! Voi, ebrei? No, io no, Dea! Cari, carissimi miei amici tedeschi! E chi sei tu, ebreo? Non toccare me, io uccidere! Ma che uccidere, uccidere? Tu sei troppo intelligente per uccidere! Grazie, dopo questa noi gentilmente ce ne andiamo! No, ferme! Io uccidere prima voi tre e poi tu! Oppure tutte insieme! Ma scusa... Come fai a uccidere prima loro e poi me? Loro stanno lì! E poi arriverà sempre qualcun altro che vuole essere il primo. Cosa stai dicendo? Parla più piano, noi non capire. Spostati o morire. Non muoverti! Ragazze, andate via, qui ci penso io. Cosa pensi tu? Tu... soldi. No soldi, magie. Magie? E poi le ragazze! No, ti prego, non farlo! Lascialo! Non ha fatto niente!
cosa dice una persona ad un rinoceronte incastrato? Poverino! Tu sei matto! Ma fai tanto ridere! Grazie, ci hai salvato la vita. Come possiamo fare per sdebitarci? Qualsiasi cosa, davvero. Nulla, se non la possibilità di rivederci. Eh sì, è così che ho conosciuto Liberto. E da quel giorno siamo sempre rimasti insieme. Lui era così, compatto giocatore che rischiava sempre la sua vita per gli altri. Ciao, Liberto. Ciao, Liberto. Davvero pazzesca quella di Annunziata. Liberto era un vero eroe. Concludiamo la celebrazione. Grazie a coloro che hanno raccontato la storia di Liberto. Il funerale è finito. Andate in pace. Mamma, adesso dove andiamo? Allora, adesso aspettiamo la bisnonna Annunziata, così viene a salutarci. Ora si tirerà le guance. Ma figurati! Dai, ragazzi, venite qui che arriva la bisnonna. Ma come siete diventati bellini! Ma, cioè, ma, avete visto che figo il bisnonno? Luciano, i termini! Non è che lo conoscevo così bene il bisnonno, non pensavo fosse così. E io pronto a voler bene a tutti. E io pronto ad aiutare gli altri. Vedete ragazzi, sembrava una giornata noiosa. E invece? Beh, mamma noiosa è stata molto, ma estremamente noiosa. Sì, mamma, un po' tanto. Il funerale è stato lunghissimo. Sì, ok, va bene. È stato lungo, è stato noioso. Però comunque abbiamo imparato tutti qualcosa di nuovo. Vero. Ecco. E così si conclude qui la nostra storia semplice. La storia di Liberto, un uomo semplice che ha messo la sua vita a disposizione di tutti. Proviamo anche noi a vivere ogni giorno come Liberto, uno per tutti. Le vorrei chiedere, ma sta rigando? Eh? Appaiai! Scusate, ma il foglio è speciale, non mi ricordo l'ultima volta. Allora, partiamo dai due soldati tedeschi, Giuseppe e Daniel. Scusa, non ti offendo, ma lui fa un accento tedesco un po' migliore del tuo. Puoi salutare in tedesco. Auf Wiedersehen! Vuoi dire una roba del tipo? Vielen
città anche! No. Grazie che siete venuti! Abbiamo le due ragazze della guerra polacche, che poi Gaia ha fatto anche un'altra cosa, però presentiamo una volta sola, Gaia e Cecilia. Gaia è anche una parrocchiana, come sempre Gaia, vero Gaia? Andiamo all'altro parrocchiano insieme a Gaia, c'era Andrea. Non ho sbagliato con Matilde! E poi proseguiamo, andiamo al bar. Quindi abbiamo la barista Francesca, e la sua nipotina studiosa Bianca. Andiamo ai genitori di quei tre figlioli. Allora, Leonardo era il papà, dov'è? Eccolo qua. E Anna la mamma. Accompagnato con i suoi racconti, Giorgia, narratore. Una donna affranta per la perdita del marito, Elena. Un amico di Liberto, Jacopo! Al bar c'era anche un giocatore di carte in calibro, Matteo! Eccolo qua! In parrocchia cercava da mangiare Daniele! Chi manca? Uno, due, tre, quattro, cinque. Allora, prima di presentare gli altri, chiedo un applauso ai ragazzi della regia qui dietro. No, mi sono dato fastidio, dai. No. Poi chi manca? No, proseguiamo. Un importante sacerdote. Flavio! Non ricordo, la è tua, la userai domani quella? Un inconsolabile Vittoria! Stanno facendo la gara su chi deve uscire prima le donne! Veramente incredibile! Bravo! Veramente incredibile! Prima le donne! Il meglio da ciò! Allora, stanno dicendo, chiama dal più grande al più piccolo, no? Dante ci chiama dal più piccolo al più grande! No! Prima le donne!
Poi dice, chiama Giovanni, cioè no, io per ultimo, io per ultimo. Quindi, come ne usciamo? Fate pari di sparire. Allora, Maryam! Luca e Giovanni! Abbiamo dimenticato qualcuno? No. Speriamo che vi sia piaciuta, io ringrazio i ragazzi che sono stati molto bravi. Ciao Riccardo, voglio venire a salutare tutti. Un grande applauso ad Alex perché ha scritto è quello spettacolo che ormai è un appuntamento fisso della nostra festa, è davvero uno per tutti, la storia di Liberto ha da raccontare, soprattutto ha da insegnare ad ognuno di noi, e allora davvero ancora un grande applauso a questi ragazzi. Scenografia. Ah, giusto, è vero. Nel pubblico ci sono anche coloro e anche sul palco che hanno allestito, ecco, il palco con la scenografia. Per questo funerale. E allora comunque la festa continua. Domani sera alle 18.30 qui in oratorio, vi racconto l'estate. Le ragazze vogliono raccontare quello che sono stati i mesi dell'oratorio, centro estivo, campo scuola d'Antrona, campo scuola d'Assisi, ma soprattutto anche video e testimonianze della giornata mondiale della gioventù, per cui siete tutti invitati alle 18.30 a seguire la vegliata e poi Pulsetti in espressivo, gruppo musicale che allieterà la serata. Poi domenica 10.30, la messa qua nel cortile dell'oratorio, è la messa di inizio dell'anno pastorale, messa in cui davvero diamo avvio anche con il mandato a tutti gli animatori, i catechisti e tutti i volontari che quest'anno, ecco, vivranno a pieno tutte le attività dell'oratorio. Proseguirà la giornata con l'aperitivo, il pranzo, vi ricordo di prenotarvi, prenotazione, c'è un numero di telefono che è quello di Giorgia Tondini, per cui mi raccomando mandate a lei il messaggio con la prenotazione, e nel pomeriggio concluderemo insieme con uno spettacolo per i bambini ma anche per gli adulti, Nonna Natura, sarà con noi Andrea Longhi, scenografo e soprattutto educatore, che mette in scena proprio storie per piccoli e per grandi, per concludere poi con una merenda. Vuole essere davvero una festa vissuta insieme, una festa nella gioia, dove il tema di quest'anno, chiama vola, ecco, vuole proprio dire che vogliamo davvero spiccare il volo, lasciare da parte e lasciare a terra tutte quelle che sono le paure e le ansie, ma veramente spiccare il volo e davvero insieme camminare. Ancora grazie a tutti, una buona continuazione di serata e buona notte.